lungo Johan arriva a Neuengamme. I cancelli d'ingresso si intravedono appena. Una nebbia fitta copre la portata dello sguardo e piccoli fiocchi di neve cominciano a danzare insieme. Volteggiano e si sbattono tra loro proprio come una coppia di compari ubriachi al matrimonio di qualche parente. Dopo un po' che si sbattono, si arrendono alla gravità e cadono per terra, dove coprono tutto di bianco, senza distinzione. A Neuengamme, Johan non è più Johan, non è più Rukeli e non è più nemmeno Gipsy. Ora per tutti è 98-41. Così c'è scritto nel marchio che gli hanno tatuato sul braccio sinistro. A Neuengamme, fra ordini e lavoro e le sagome dei suoi abitanti che si muovono per i suoi piazzali come se fossero fantasmi, nella piazza principale del campo suona un'orchestra. Suona all'arrivo dei nuovi detenuti. Suona all'inizio e al termine degli orari di lavoro. Suona quando i detenuti vengono picchiati, torturati, bastonati o fatti azzannare dai cani. Suona l'orchestra di Neuengamme. Suona giorno e notte. E che si suonino brani allegri quando a morire sono i bambini. E che si suoni più forte quando le urla di chi va a morire vanno a disturbare la quiete del campo. Quel campo che adesso, con tutta quella neve per terra, sembra quasi un posto come gli altri. Sembra quasi una piccola, ridente cittadina che sta per addormentarsi, cullata da una dolce coperta di neve.